Benvenuti su Videomania. Oggi ci sarà la recensione sul cambio olio motore dell'SH300. Prima cosa bisogna stare attenti alla marmitta che non è bollente, perché altrimenti si scottate. Poi prendere la chiave, questa qua, con la chiave di 13. Dopodiché ho preso, ecco qua, una bottiglia per la raccolta d'olio, va bene anche una pentola malandata, però ho preso questa qua, una bottiglia di Coca-Cola da 2 litri, l'ho tagliata e l'ho fatto per la raccolta d'olio. Inserisce qui sotto, e qui c'è il tappo, che mantiene lo spurgo dell'olio. Comunque è un po' che c'è una tipografia, ecco qua. Fare leggera pressione, ecco qua. Non vi preoccupate, comunque esce un po' di olio anche da qua. Ecco, ecco qui. Qua. Ecco il filtro. Inserite il nuovo filtro. Ecco. Assicuratevi del nuovo, avendo questo sigillo. Quando prendete la chiave dateci giusto un paio di giri, una stretta non troppo forte. Ecco qua, quando sentirete è stretto non forzate. Anche la rondella, eccola qua, no? Ecco. Bisogna copiarla così. La punta. Thank you.
una nota. Allora, dopo aver smontato anche il filtro olio, ci vorrebbe un litro e quindi una bottiglia in aggiunta 700 di questo qua. Quindi in bottiglia dovrebbero rimanere due tacche. 100, 100 e 200, queste due tacche qui. L'olio dovrebbe aggiungere 1000. Un litro e Dopo mezzo. chiudere tutti, anche il tappo. Qui a posto, non gocciola nulla. Va bene. Andate con tutto. Ecco qua. Non c'è nessuno per. Dopo questa operazione accendere il motore. Un poco acceso. In modo che va in circolo tutto l'olio nel motore, nella trasmissione. Togliere questa spia, questa, oil change, bisogna tenere il motore acceso su chilometri totali, sarebbe questo qua, total, e premere i due pulsanti, questi due qua. Adesso faccio una prova. Così vi do l'esempio. Ecco fatto, la spia si è spenta. Eccola qua, non ce l'abbiamo più. Ciao a tutti ragazzi. Volevo notare una cosa, se diciamo la chiave per il filtro, se non se ne esce dovete fare un po' forza così con un cacciavite. A destra, a sinistra, un po' di leva, così, in modo che si toglie. Ecco qua. Ed è fatto. Bella visione, ragazzi. Spero che sia stato utile il mio video. Se vi è piaciuto, aggiungetemi al vostro canale, inviatemi un like, un commento e seguitemi. Alla prossima recensione, al prossimo video. Ciao ragazzi, da Enzo Ozone, Videomania. Ciao a tutti.